Ai piedi del Monte Fuji, in Giappone, si trova l'inquietante foresta di Aokigahara, meglio conosciuta come la foresta dei suicidi. Conosciuta anche con il nome di Jukai, ovvero mare di alberi, si formò nell'anno 864, a seguito dell'eruzione del Monte Nagaoyama, vulcano parassita del Fuji. Ampia circa 3.000 ettari, è composta in gran parte da rocce laviche, caverne di ghiaccio, e fitti alberi e arbusti che, frenando l'azione del vento, rendono la foresta particolarmente silenziosa. Infatti, a coloro che si addentrano nei suoi sentieri, lascia la percezione di non trovare più la via di uscita. Questo è uno degli aspetti che ha reso la Jukai un luogo molto popolare per le persone determinate a porre fine alla propria vita. La foresta è infatti il luogo in cui si verifica il maggior numero di suicidi in Giappone ed il secondo al mondo dopo il Golden Gate Bridge a San Francisco, negli Stati Uniti. Nel 2002, 78 corpi sono stati ritrovati all'interno della foresta. Nel 2003, il numero è salito a 105. Nel 2010, 247 persone hanno tentato il suicidio nella foresta, 54 dei quali hanno compiuto l'atto. Le statistiche indicano l'apice dei suicidi nel mese di marzo, la fine dell'anno fiscale in Giappone, riconducendo la maggior parte dei gesti estremi a ragioni economiche. A partire dal 2011, i mezzi più usati per togliersi la vita nella foresta sono stati l'impiccagione e l'overdose da farmaci. L'alto tasso di suicidi ha portato i funzionari a posizionare dei cartelli nella foresta, in lingua inglese e giapponese, invitando coloro che vi si sono recati per suicidarsi a chiedere aiuto a degli specialisti. La tua vita è un dono prezioso dei tuoi genitori. Pensa a loro e al resto della tua famiglia. Non devi soffrire da solo. Dal 1970 si è costituita una specie di ronda, composta da ufficiali di polizia, volontari e giornalisti, addetta alla ricerca e alla rimozione dei corpi. Secondo alcune fonti, la foresta di Jukai deve la sua popolarità al romanzo Naminoto, letteralmente Torre delle Onde, scritto da Seicho Matsumoto nel 1961. Nel romanzo vediamo una giovane donna bloccata in una scandalosa relazione amorosa. Il libro termina con la protagonista che, descritta come un'eroina, decide di avventurarsi nella foresta per togliersi la vita. Il libro stesso, quindi, ha romanticizzato l'idea del suicidio e ritrae la foresta come un luogo adatto per dare una fine serena alla propria vita. Tuttavia, sembra che questa serie di suicidi sia iniziata molto prima rispetto alla data di pubblicazione del romanzo. Tra le molte scoperte, nella foresta sono state trovate copie di The Complete Suicide Manual, scritto da Wataru Tsurumi. Il libro descriveva ben 11 modi diversi per suicidarsi. Originariamente rilasciato nel 1993, ha venduto oltre 1 milione di copie, con il messaggio che la foresta Aokigahara era il luogo perfetto per morire. Già nel XIX secolo, la foresta era popolare per la ubasute, usanza giapponese che prevedeva l'abbandono spontaneo della comunità da parte di una donna anziana. Il suicidio di queste donne ha dato successivamente origine alla leggenda delle Yurei, spiriti arrabbiati, che ancora oggi infestano l'area, inducendo alla morte le persone di passaggio. Infatti, alcuni sopravvissuti affermano di aver avuto la sensazione di essere chiamati dalla foresta.